Ricordo molto bene il freddo, la prima sensazione che mi ritorna in mente. Allora, innanzitutto la prima cosa che ho sentito è stato il freddo, ma non era un freddo, anche se era novembre e faceva freddo, ma era un freddo interiore, perché questo freddo è entrato dentro le ossa e non mi è andato via fino al termine del viaggio. Ci siamo fermati in un punto, faceva tanto freddo e il nostro rabbino ha preso lo shofar, ossia un corno di montone che viene suonato durante le funzioni religiose. E l'ha iniziato a suonare lontano da noi, ma noi sentivamo il rumore rimbombare e rappresentava proprio il pianto, le voci di tutti quei bambini, di tutte quelle donne, di tutti quegli uomini, di tutti quegli anziani. E tutto quel freddo è scomparso e sentivamo solo calore, fuoco, fuoco di rabbia, che rappresentava proprio la rabbia che c'era in noi. Perché? Perché tutto questo?